5 minuti di applausi. Così è stata accolta a 38 anni di distanza dall'ultima rappresentazione sullo stesso palco, Il Turco in Italia di Gioachino Rossini, secondo titolo in cartellone per la stagione lirica dell'Ente Concerti Maria Elisa De Carolis presso il Teatro Comunale di Sassari. Un ritorno che sa di scommessa vinta, quello del dramma buffo in due atti di Rossini sul libretto di Filippo Romani, messo in scena con l'allestimento ideato dal regista Alfonso Antoniozzi e ripreso a Sassari da Marco Castagnoli con una scenografia su disegni di Monica Manganelli. C'è anche l'omaggio a Edoardo De Filippo con l'ambientazione della vicenda nella Napoli del secondo dopoguerra, una scelta enfatizzata dai costumi di Mariana Fracasso. Gli oltre 700 spettatori presenti nella sala, ormai a capienza piena dopo le restrizioni anti-Covid, hanno così potuto seguire la liaison tra il principe turco Selim, interpretato da Simone Alberghini, e la giovane e incostante fiorilla Daniela Cappiello, tra il suo anziano marito e l'amante, l'ex favorita di Selim, fino al lieto fine che ricongiungerà le coppie originarie. Una messa in scena il cui allestimento, creato dalla Fondazione Fraschini di Pavia, vuole esaltare il libretto dell'opera creando un gioco di specchi in cui lo spettatore si vede continuamente rimbalzato tra realtà e finzione fino a esserne disorientato. C'è ancora tempo per vedere Il Turco in Italia al Teatro Comunale di Sassari. Sarà infatti replicato domani, domenica 31 ottobre, per lo spettacolo pomeridiano delle 16:30. È ancora possibile acquistare i biglietti sul sito enteconcertidecarolis.it.